Concittadini ed amici di Lampedusa e Linosa, buonasera. Un saluto a tutti coloro che sono in ascolto, grazie a Libera Espressione, che ha creato questo videomessaggio necessario ed essenziale che mi consente di arrivare ovunque ed in modo particolare al mio popolo, all'interno di molte famiglie lampedusane e linosane. Sta per concludersi il 2010. E mi sento di esprimere un sincero ed affettuoso saluto e un rinnovato augurio a tutti voi. È doveroso da parte mia condividere con voi qualche riflessione, ripercorrere, soffermarmi su alcuni momenti che abbiamo vissuto insieme con tanta sofferenza. Momenti da non dimenticare. Lampedusa e Linosa in questi ultimi anni hanno attraversato tempi difficili. Come non ricordare il grande fenomeno dell'immigrazione clandestina che ha visto le nostre amate isole assediate e il popolo addirittura protagonista in varie versanti. Ricordo l'accoglienza e il calore umano che abbiamo esternato nei confronti di tutta questa povera gente, immigrati che fuggivano dalle loro terre, fuggivano e fuggono dalla fame, dalle guerre e dalla disperazione. Immigrati che affrontavano il deserto, che si avventuravano nel mar tempestoso a bordo di fatiscenti imbarcazioni, per raggiungere un porto sicuro, il porto di Lampedusa. E qui va il mio profondo rispetto e ringraziamento a tutti gli uomini che hanno operato negli anni nel recuperare e salvare tante vite umane, uomini, donne e bambini in cerca di un futuro migliore, un futuro che spesse volte non sono riuscito a trovare, oggi abbandonati al loro tragico destino. Il 2009 è stato un anno difficile, sofferto, dove mi ha visto protagonista in una vicenda giudiziaria complessa e non conclusa. Una vicenda dolorosa che ha segnato la mia vita. Il 21 luglio del 2009 venivo arrestato dalle Fiamme Gialle, poi un altro arresto in carcere, per poi essere scarcerato il 21 agosto del 2009. 31 lunghi giorni di carcere, lunghi giorni sofferti, dove ho avuto modo di riflettere, meditare e capire. Quel 2009 fu un anno triste e doloroso per me. Fu un anno triste per Lampedusa e Linosa, per il popolo, un popolo pieno di preoccupazioni, per tutte quelle emergenze, vicende, per la crisi finanziaria ed economica di cui il paese fu investito nei vari settori. La pesca, il turismo, il licenziamento dei ragazzi del centro di accoglienza, la crisi nel settore edilizio, instabilità politica diffusa, cambiamenti, il sequestro del canile, ispezioni dalla regione all'interno del comune, denunzie nei confronti di questo comune alla Corte dei Conti. Oggi, ad oltre un anno di distanza, guardando il concludersi del 2010, possiamo dire che grandi sforzi sono stati compiuti e traguardi importanti sono stati raggiunti. Abbiamo vissuto mesi agitati nel piano politico, nonostante i forti contrasti, la società ha reagito alla crisi con intelligenza, alto senso di responsabilità nelle piccole e medie imprese, delle famiglie, nel mondo del lavoro. Il 2010, malgrado tutto, ci sta lasciando con il sorriso tra le labbra. Grande incremento turistico nella stagione estiva passata. Abbiamo realizzato importanti opere pubbliche, la strada di Calacreta, la strada di Terranova, il Palazzo Municipale, la rete fognaria, la Piazza Castello, la riqualificazione della Piazza Castello, oltre 2 milioni di euro. Un traguardo importante e combattuto è stato raggiunto finalmente riducendo i costi di gestione della stazione di sollevamento Liquami. Da 700.000 euro abbiamo raggiunto l'incredibile costo di 70.000 euro annuo. Abbiamo ottenuto 500.000 euro per la sistemazione del porto Peschereccio, 1,3 per la riqualificazione della discarica, 360 per l'adeguamento del depuratore. Ad aprile intendiamo rivisitare costi di gestione abbattendoli del 70% circa. 295.000 euro sono stati finanziati per il trasporto del pescato in condizioni di disagio per la categoria dei pescatori che versava in precarie condizioni. Tante altre piccole opere sono state realizzate,
per non parlare di tutte le pratiche edilizie esitate e di tutte le altre già istruite ed in attesa di acquisire pareri propedeutici al rilascio delle concessioni. Ho avuto l'onore di inaugurare l'attracco alternativo di Calapisana, un'opera che era iniziata oltre 30 anni fa e che le passate amministrazioni si erano impegnati e che io ho avuto l'onore di inaugurare con l'amico Bertolaso. Il 2011 ci porterà fortuna. A gennaio, subito dopo le feste, circa 110 persone troveranno occupazione nei 5 cantieri scuola. Verranno appaltati i lavori di completamento della piscina, il campanile della Chiesa Madre, realizzazione della rete fognaria di Calacroce e Via Madonna, pavimentazione di Via Roma, arredo urbano delle piazze cittadine, riqualificazione di strade in asfalto, cemento e mattonelle, riqualificazioni della scuola di Lampedusa e Linosa, oltre 13 milioni di euro. Nel 2011 è necessario abbassare le tasse. Passeremo alla diretta gestione dei rifiuti, all'installazione dei contatori idrometrici, maggior assistenza ai disabili, anziani, famiglie a basso reddito. Tra qualche giorno circa 70 giovani verranno impegnati nel sociale. Serenità e speranza sento di potervi trasmettere oggi, speranza guardando alle isole Pelagie, che hanno mostrato di volere e sapere reagire alle difficoltà, speranza guardando il mondo turbato da conflitti, disuguaglianze, minacce. Questo è il mio messaggio. È il mio augurio per il 2011. A voi lampedusani e linosani, di ogni generazione e provenienza, che salutate il nuovo anno con coloro che vi sono cari o lo salutate lontano da Lampedusa e Linosa nel cuore. Ancora buon anno a tutti voi.